faremo una riflessione complessa, sempre la semplicità di secondo grado è il nostro stile, però la semplicità di secondo grado vuol dire che c'è una complessità da sintetizzare. Quindi faremo una sintesi, ci faremo come sempre aiutare da brevi citazioni di maestri significativi, persone significative, affinché uno si possa ricordare che le cose che ci stiamo dicendo non è che sono solo delle mie idiosincrasie, ma sono delle cose su cui la cultura grande da almeno 100 anni sta seriamente riflettendo. Quindi noi siamo un piccolo momento di una cosa più grande, ed è bene anche questo ricordarselo in un momento in cui nessuno si ricorda più niente, in cui diventa, come dire, una scommessa chiedere ad uno studente universitario l'anno della Rivoluzione Francese. Non è una battuta, è così, lo so per certo. Allora, mi sono portato l'ultimo numero di Limes. Limes è una rivista mensile di geopolitica, molto importante, molto interessante, che dedica questo ultimo numero a questa domanda: la terza guerra mondiale? La cosa interessante è che il direttore, che si chiama Lucio Caracciolo, intitola la sua prolusione, diciamo il saggio introduttivo, così: non è la fine del mondo. Ora, voi capite che se uno scrive un saggio e lo intitola non è la fine del mondo, vuol dire che ci sono, come dire, buoni motivi per pensare che lo sia, no? Se no uno non scrive un saggio di introduzione ad una rivista di geopolitica intitolandola non è la fine del mondo, e poi scrive: la corrente sembra trascinarci all'apocalisse, ma se ne intuiamo la rotta possiamo invertirla. Meno male. Poi se leggete un po' sto testo vedete che questa inversione di rotta è una cosa molto improbabile, non impossibile, ma molto improbabile. Ok? Quindi, cari ragazzi, noi stiamo qua a far sta fatica perché siamo consapevoli di questo. Non è che lo diciamo e poi dopo cambiamo pagina e parliamo del Festival di Sanremo. Noi la pagina non la cambiamo, perché nel momento in cui ho letto queste due righe mi fermo qua per tutta la vita, no? Che altro, di cos'altro vogliamo parlare? Ci restano pochi anni, no? Il che a quanto pare non dovrebbero essere particolarmente tranquilli, no? Perché se uno legge alcuni dati molto semplici che ci danno gli studiosi tecnici, per esempio demografici, che sono molto semplici da capire, no? Allora io vi posso dire che noi oggi siamo gli europei, noi europei siamo 738 milioni su 7 miliardi e mezzo, quindi siamo un 10%, nel 2100, cioè domani mattina, nel 2100, noi europei ci saranno 11 miliardi di abitanti sulla Terra, noi saremo ridotti a 640 milioni, gli africani saranno passati da 1 miliardo e 100 di oggi a 4 miliardi e 400 milioni, ok? 4 miliardi e 4, quadruplicati quasi. Noi ridotti a 600 milioni, gli africani 4 miliardi e 4, gli asiatici 5 miliardi, cioè Africa e Asia saranno 9 miliardi su 11, noi 600 milioni. Voi pensate che staremo tranquilli qua a fare i gruppi d'arsi pace? Sì, se saremo attrezzati, se saremo attrezzati, mentalmente attrezzati. Allora ragazzi, ecco perché siamo qua, non ce lo dimentichiamo, noi siamo qua perché siamo in un momento cruciale, difficile della storia del mondo, della storia del pianeta, che richiede interventi enormi, innanzitutto noi crediamo sulla struttura interiore delle persone,
per poi cambiare il mondo, no? Liberazione interiore e trasformazione del mondo. Siccome questo non si fa, non so perché, però è chiaro che non si fa, no? Dove si fa? Ditemelo un po', a parte le chiacchiere più o meno religiose che si continuano a fare, ma dov'è che si dà l'allarme? Ragazzi, qui c'è da cambiare la nostra mente radicalmente, iniziamo subito, cioè che altro vogliamo fare? Facciamo un po' di pubblicità, come dice, facciamo un po' di fatturato, come dice del Bebbio, come si chiama, facciamo un po' di fatturato, adesso un momento, consiglio per gli acquisti, compratevi un'altra macchina, no? Fatevi un viaggio low cost, tanto sarà l'ultimo, più o meno, avete i dati, fatelo in breve, andate nelle Canarie, ormai ovunque andate vi ammazzano, conviene stare a Roma, che è pericoloso pure là, perché fanno attentati pure là, cioè voglio dire, di che vogliamo occuparci? Non lo so. Thomas Merton, ecco, iniziamo a farci, anzi prima ancora voglio leggervi un pensiero di uno che pensava, i pensanti sono pochi, e questo è un altro problema, ditemelo voi perché sarà il peccato originale, che ne so, però sono pochi, cioè, quelli che pensano, voglio dire, parliamo di semplice buonsenso, non è che voglio dire, allora questo è Jung nel 1955, quando sono nato io, data di rilievo, scriveva, nessuna persona capace di usare il cervello vorrà sostenere che lo stato presente sia un punto di arrivo durevole. Era già chiaro nel 55, no? Al contrario, tutti sono convinti che il ritmo dei cambiamenti e delle transizioni si sia accelerato in maniera incredibile. Tutto si è frantumato e dissolto. E non è proprio possibile vedere come una sintesi necessariamente superiore potrebbe realizzarsi in una delle organizzazioni spirituali ancora in vita, senza che quest'ultima non si modifichi in proporzioni pressoché intollerabili. Purtroppo, nei decenni successivi non è che sia accaduto moltissimo, qualcosa è accaduto, io lo sapete, non ho una visione pessimistica, ho una visione apocalittica, che non è pessimistica, è rivelativa, tanto peggio tanto meglio, purtroppo le cose procedono così, non è che è una mia idea, poi possiamo chiederci perché, ma che procedano così è evidente, cioè dal 55 a oggi per certi versi le cose sono molto peggiorate, io penso che se Jung si svegliasse oggi, gli pierebbe accidenti vedendo la situazione specialmente spirituale, culturale del pianeta, però per altri versi ci sono anche dei miglioramenti significativi che noi non vogliamo, diciamo, sottacere o negare, quindi c'è un processo paradossale in corso. Purtroppo quello che noi oggi abbiamo per fronteggiare un'emergenza antropologica di queste proporzioni, quello di cui disponiamo, non è molto. Abbiamo spesso teorie scadenti o scadute, compensate da pratiche e prassi schizzoidi, spesso suicidarie, attivismi compensatori, cioè cerchiamo di fare perché non sappiamo cosa fare e quindi facciamo di tutto e di più, ma non sappiamo cosa e spesso non facciamo quello che dovremmo e facciamo quello che non dovremmo. Gli esempi, insomma, sono semplicemente il telegiornale, accendetelo e lo trovate tutti i giorni. Noi abbiamo un campo di concentramento in Macedonia, in questo momento ci sono 15.000 persone che stanno morendo in Macedonia, in Europa, capite? In Europa, e questi criminali di Bruxelles, questa gentaglia pronta a occuparsi delle micro cose, dei loro interessi, non sono in grado di dare una risposta decente. Decente, non dico di più, decente, una risposta. Non ci è andato un rappresentante europeo,
c'è andato perfino un rappresentante americano, c'è andato un artista cinese. Questa è la situazione, ragazzi, di fronte alla quale ci troviamo. Quindi teorie scadenti e scaduti e pratiche incapaci, schizoide e suicidarie. Con tutte le eccezioni che volete al mondo, ma noi qui dobbiamo essere sintetici, purtroppo. Chiediamo, tra l'altro, a popoli come quelli europei, che sono popoli da tanti punti di vista depressi, depressi, siamo depressi, siamo sfiduciati, chiediamo a questi popoli depressi e sfiduciati di compiere opere di misericordia, no? Appunto dovremmo, non so, accorrere, ma vuoi capire, vogliamo capire che non siamo capaci di fare queste cose? E che se non siamo capaci di fare degli interventi reali c'è un motivo, ed è su queste cause di impotenza che dobbiamo lavorare, perché altrimenti possiamo continuare a dirci quanto ci pare che siamo egoisti, che siamo individualisti, ce lo possiamo ripetere, ma diventeremo ancora più egoisti, perché la reazione, voi lo sapete, la reazione difensiva rafforza le difese. Non è che se tu a uno che è chiuso nella sua prigione egoica gli dici sei chiuso nella tua prigione egoica, quello lì diventa libero, quello diventa ancora più egoico, si sente in colpa e quindi acuisce la propria reazione difensiva tendenzialmente, poi c'è la grazia di Dio e quella interviene quando gli pare. Ok? Thomas Merton, ecco la citazione che tutti voi conoscete, spero, comunque era un monaco americano che ha fatto epoca negli anni, diciamo, 60, preeminentemente, un maestro di spiritualità, ma anche di politica, abbastanza universalmente accettato e tradotto in tutto il mondo, scriveva verso la fine della sua vita: colui che tenta di agire e di fare le cose per gli altri o per il mondo, senza approfondire la conoscenza di sé, la libertà, l'integrità, la capacità di amare, non avrà nulla da dare agli altri. Allora, lo vogliamo scrivere in tutte le parrocchie del mondo, in tutte le diocesi del mondo? Lo vogliamo dire con chiarezza a tutti i partiti del mondo che continuano nelle loro ideologie falsamente, falsamente umanitarie? Questo è l'ABC della conoscenza dell'uomo. Non è che sta dicendo chissà che di nuovo, ma questa cosa è completamente rimossa, completamente oscurata, e non si fa nulla, o pochissimo, per fronteggiare questa evenienza. Cioè, venire incontro a noi umani che siamo incapaci di amare, disintegrati, e quindi incapaci anche di intervenire nella storia e per gli altri, per renderci più liberi, più capaci di amare, più integri, no? E quindi capaci anche di scelte operative efficaci. Non comunicherà loro niente altro che il contagio delle sue ossessioni, la sua aggressività, l'aggressività dei buoni, l'aggressività dei buoni, che è peggio dell'aggressività dei cattivi, che almeno sono cattivi, no? Lo sai, i cattivi sono cattivi, ma i buoni che sono aggressivi, cioè i buoni che in realtà sono cattivi, sono terribili, sono la maggioranza di noi, perché tutti noi sotto sotto pensiamo di essere buoni, pessima idea, personaggetti. I buoni sono personaggetti, normalmente. I cattivi convertiti sono normalmente i santi. Quelli sono interessanti. I buoni, carnevale, mascherine. Quindi chi non lavora seriamente su di sé e vuole fare per gli altri chissà che, darà loro solo le sue ambizioni egocentriche, le sue delusioni sui fini e sui mezzi, i suoi pregiudizi e i suoi dogmatismi. Non c'è nulla di più tragico
nel mondo moderno che l'uso improprio del potere e dell'azione cui gli uomini sono guidati dai loro propri malintesi, equivoci, fantasie faustiane. Abbiamo maggiore potere a nostra disposizione oggi più che mai e con tutto ciò siamo più alienati ed estraniati dalla profonda radice del significato e dell'amore. Il risultato di tutto ciò è evidente, stiamo vivendo la più grande crisi della storia umana. E questa crisi interessa soprattutto il paese che ha fatto un uso fanatico dell'azione, l'America, ed ha perso, o forse non ha mai avuto, il senso della contemplazione. Parole sante, povero Thomas. Quindi, cari ragazzi, detto ciò, qual è il nostro tentativo di risposta? Ecco, noi crediamo che per poter intervenire in modo serio in questo tempo, su di noi persone e sul tutto, bisogna rigenerare i tre livelli conoscitivi fondamentali, tutti e tre e tutti e tre insieme. Dobbiamo rigenerarli, cioè integrandoli in modo nuovo tra di loro. Noi crediamo che solo così potremmo sviluppare una nuova forma di teoria, una nuova forma di teoria. Non si fa niente senza una teoria. Basta con le chiacchiere di chi dice i fatti e non le teorie, i fatti. Ma che sono sti fatti? Me fate vedere un fatto? Non esistono i fatti senza le teorie, non esiste nell'uomo. Non esiste un'azione che non nasca da un pensiero, non esiste. Ci possono essere pensieri giusti e pensieri sbagliati, che producono azioni giuste e azioni sbagliate, ma il principio è il pensiero, è evidente, no? A parte che è anarchè e no logos, questo vabbè, per chi ci crede, no? Il principio è il verbo, è il pensiero. Ma a parte questo, è un'esperienza comune, no? Ah, qualunque azione tu voglia fare, nel bene e nel male, prima l'hai pensata, in qualche modo, anche se è un'azione reattiva istantanea. Ecco perché ho messo lì la frase di Confucio. Confucio, VI secolo avanti Cristo, la teoria senza la pratica è inutile. E quante teorie senza pratica abbiamo, per esempio nelle nostre università, quante teorie che non hanno nessuna verifica pratica nella teologia, nella spiritualità, nella pastorale, quante chiacchiere non verificate. Ma la pratica senza teoria è pericolosa. E anche qui, quante prassi non radicate in teorie sufficienti, anche prassi terapeutiche, penso al quante psicoterapie non hanno dietro una teoria fondata e non se la chiedono più, che stama fa, stama cura l'anima, ma che vuol dire cura, che cos'è l'anima, come funziona, qual è il modello di guarigione che tu hai nella capoccia, perché per curare dovrai avere un'idea di che cos'è un'anima guarita. Quindi, noi riteniamo che bisogna rigenerare tutti e tre i livelli conoscitivi, e cioè la conoscenza del mondo, tutti i saperi che articolano la conoscenza del mondo, la conoscenza di se stessi e la conoscenza dell'assoluto, cioè di questo mistero entro il quale stiamo viaggiando, navigando. E qui sarò estremamente sintetico, anzi più che altro vi propongo una scaletta, ma voglio proporvela perché credo sia importante capire sempre di nuovo e motivare con forza il nostro laboratorio. Ne parleremo poi con calma a Santa Marinella, cioè quali sono poi anche gli esiti per tutti noi di questi ragionamenti, no? Il gruppo di creatività culturale e varie azioni che dovranno, stanno già e dovranno sempre più fiorire da questo laboratorio interiore per rispondere a questo tipo di emergenza di cui stiamo parlando. Quindi una scaletta.
Punto 1, la conoscenza del mondo, le conoscenze del mondo, potremmo dire, i vari saperi dominanti. Ebbene, qui lo sappiamo, cosa domina? Ciò che domina è, da una parte, uno specialismo tecnico sempre più specifico. Cioè i saperi, se voi andate nelle università, i saperi sono sempre più specialistico-tecnici. Si studiano i particolari, si va fino in fondo nei particolari. Questo è un problema che tocca tutte le discipline, non solo quelle scientifiche in cui è evidente, ma anche quelle umanistiche. C'è un tecnicismo nella critica letteraria, c'è il post di Andrea che ha parlato di questo. C'è un tecnicismo insopportabile in tante ricerche psicologiche, sociologiche, filosofiche. Filosofiche, ma voi credete che uno che va a fare filosofia faccia filosofia all'università? Lo mettono lì a sgranocchiare un osso per tutta la vita, sgranocchiando il quale si dimentica perfino di cosa sia la filosofia. Quindi questo da un punto di vista, diciamo, dei saperi accademici, mentre il clima generale è un clima, diciamo, disfattistico, cioè domina una cultura disperata, nichilistica, cioè una cultura che non crede affatto più nella cultura, scrittori, filosofi, che non credono affatto più che esista una sapienza, che ci sia da indagare nella verità. Ecco, io vi ho portato qui una citazione divertente da un libro recente, di Emmanuel Carrère, Il Regno, è un libro che ha fatto abbastanza parlare l'anno scorso, è stato tradotto in Francia, in Italia da Adelphi, e questo è un grande intellettuale nichilista francese, molto furbo, molto molto bravo nello scrivere, eccetera. Però io volevo solo leggervi come lui descrive, ma dove l'ho messo? Eccolo. Come descrive l'ambiente culturale francese nel quale lui è cresciuto e vissuto, degli anni Ottanta più o meno, ma oggi non è diverso. Il Regno è un libro tutto sui Vangeli e sul suo confronto con San Paolo e con Cristo, che finisce nell'ateismo, comunque. Dopo una sua, lui dice, conversione che dura da 2 anni, già una conversione dura 2 anni, mi sembra molto uno spot pubblicitario, ma comunque è molto bravo a scrivere, ma adesso non voglio parlare di Carrère, volevo leggervi solo queste righe. All'epoca, tutto quello che dicevo e pensavo, anche lo sfogo più disperato e sincero, era imbevuto di ironia e di sarcasmo. Questa cultura dominante che ironizza su l'ironia è diventata la più alta forma di conoscenza, infatti sono i comici oggi i sapienti, effettivamente sono quelli che spesso dicono le cose più intelligenti. Mi sembra che fosse una caratteristica molto diffusa nel piccolo mondo in cui vivevo, quello del giornalismo e dell'editoria parigini di fine anni Ottanta. Parlavamo sempre e soltanto con un mezzo sorriso all'angolo della bocca. Sì, sì, i gruppi darsi pace, sì, sì, ma sono cristiani. In molti ambienti Rai penso che ci sia questo tipo di sorrisetto, Massimo? È vero? Questi sorrisetti, no? Che sono superiori, loro sono superiori, perciò questi mezzi sorrisetti, era sfiancante e stupido, ma non ce ne rendevamo conto. Cioè, questo atteggiamento culturale è sfiancante e stupido, cioè in realtà è semplicemente una scarsa cultura. Cioè, se volessimo analizzare, sono mediocri, sono delle mezze figure. Quando tutto ciò, questa storia verrà vista in prospettiva, fra 50 anni, io spero, o fra 100, Dio solo lo sa, questi personaggetti, come dice Crozza imitando il sindaco di Salerno, questi personaggetti saranno visti per quello che sono, dei personaggetti. Mediocri, scrittori mediocri, filosofi mediocri, non grandi ingegni, perché un grande ingegno
ironizza quando vuole ironizzare e fa molto sul serio quando vuole essere molto serio. Chi deve ridere sempre, diceva Hölderlin, è disperato. No? Amusing to death. Divertirsi fino a morire, il famoso libro di Neil Postman. Devi ridere, ridere di tutto, ridere, 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 ma che te ridi? Cioè, voglio dire, se c'è da ridere, ridi, ma se c'è da piangere, piangi. Se devi sempre ridere, vuol dire che sei da curare. Vieni ai gruppi d'arsi pace e ti faremo piangere. Così guarisci. Così guarisci, devi piangere, non dico tanto, una decina d'anni. Piangi 10 anni e stai meglio. Perché le lacrime non piante diventano sassi nel cuore, diventano pietre nell'anima, conviene piangere. Piangere fa bene, ma se tu sei superiore, sorrisetto, non piangi, ma fai piangere normalmente. Cioè chi non piange fa piangere, questa è carina. Me ne sono reso conto soltanto quando ho fatto amicizia con Hervé, che è un suo amico. Lui non era ironico, né pettegolo, non se la tirava, non gli interessava quello che diceva la gente di lui, non recitava una parte, cercava di dire ciò che pensava con calma e precisione. Quindi la situazione della cultura dominante, purtroppo, è questa qui. C'è una cultura specialistica, teorie senza pratica, tecnicismi sempre più astratti, pragmatismi senza anima e senza senso, immersi in una cultura dominante di tipo ironico, scettico, sarcastico, ateo, materialistico, ma materialistico nel senso proprio, capito, della pubblicità, no? Smaterialismo, capito? Non dovete pensare a Feuerbach, no, per carità di Dio, se questo incontrasse Feuerbach, gli emenerebbe, Feuerbach proprio gli emenerebbe a questo. Perché non sono atei, sono idolatri, che è tutt'altra cosa. L'ateo è una persona seria, la prende sul serio, con cui dialogare seriamente, perché c'è l'ateo dentro ognuno di noi. Ma questi non sono atei, sono scemi, ma hanno il potere assoluto, capito? Ok. E anche qui devo andare, come dire, a volo d'angelo, che sia un potere assoluto, anche qui dobbiamo capirlo. Cioè è proprio così. Non è che è un modo di dire, qui dobbiamo capire, ragazzi, per poi capire la reazione, cioè che cosa possiamo fare, dobbiamo capire bene dove ci troviamo. E qui vi leggo poche righe dell'ultimo libro di Leonardo Boff, no? Il Tao della Liberazione, che sicuramente ha illuminato o comunque un po' ispirato anche l'ultima enciclica di Francesco, quella sull'ecologia, diciamo. Allora, dice Boff: altrettanto inquietante è il controllo sui mezzi di comunicazione. Ad oggi 50 grosse corporation reggono l'industria mediatica mondiale e 9 di queste il dominio assoluto. Inoltre sono solo 50 le aziende di pubbliche relazioni che producono il grosso della pubblicità a livello mondiale e ad appena 10 di queste va il 70% di tutti gli introiti pubblicitari. È chiaro? Cioè, ficchiamoci bene in testa che quasi tutto ciò che ci viene detto da tutti gli strumenti di comunicazione segue queste logiche. Capito? O in modo consapevole o in modo semiconsapevole, ma comunque questo è il sistema. È chiaro? Allora vi potrà sembrare ancora molto strano che un piccolo ma certamente abbastanza significativo fenomeno come il nostro appaia tanto poco in questo sistema di comunicazione? A parte eccezioni, sempre Massimo, che ogni tanto ci fa infilare a Radio 1 come dei transfughi, no? Non so come dire, insomma, come dei carbonari, cioè ogni tanto non so se deve inventare dei trucchi perché io possa dire magari 2 parole per sbaglio mentre tutti sono distratti, non so, c'è in fila Pasqua, ecco, ma voglio dire, noi lo sapete, non è che ci esaltiamo perché non ce ne frega niente, però voglio dire, un fenomeno come questo è comunque singolare, interessante, no? Un qualche giornalista che smetta di occuparsi della cultura transgender e potrebbe anche vedere che c'è qualche cosa in fondo di singolare, no? Perché nessuno si interessa, no? Qualche perché uno forse qualche risposta se la può dare, eh?
La quantità di denaro spesa per il progetto di indottrinamento delle masse, detta pubblicità, è sconcertante. Nel 2008 ha sfiorato il trilione di dollari, un milione di miliardi, più di 80 dollari l'anno per ogni uomo, cioè per indottrinarci vengono spesi più di 80 dollari per ognuno di noi, compreso i bambini e i vecchi da cimitero. Ogni uomo, donna e bambino del pianeta, circa sei volte in più rispetto agli investimenti annuali necessari per garantire cibo, assistenza sanitaria, acqua e istruzione all'umanità intera. Chiaro? È sconfinata la quantità di competenze psicologiche e ricerche che si possono acquistare con quel denaro. Questa è la situazione, ragazzi. Capite perché facciamo i gruppi d'arsi pace? La conoscenza del mondo, il sapere dominante, è questo qua. La conoscenza di sé, secondo livello, no? La conoscenza del mondo, i saperi, teorie senza pratica, spesso, e pratiche senza teoria, questo vale un po' per tutti. Vediamo la conoscenza di sé. Ora, la conoscenza di sé, come sappiamo, è in gran parte oggi monopolizzata da una cultura psicologistica universale. Direi che la psicologia, nei suoi elementi, è un po' un senso comune. La trovi dappertutto, tutti sappiamo un po' qualcosa, e ha chiaramente una ragione tutto ciò, non è che è sbagliato. Però anche questa, diciamo, cultura dominante psicologica della conoscenza di sé, cioè la conoscenza di sé ridotta spesso al piano psicologico per come esso oggi si dà, perché poi voi sapete che il piano psicologico oggi si dà in una infinita marea di scuole psicoterapeutiche, psicologiche, sempre più numerose e sempre meno fondate sul piano teorico. Che ognuno si può fare la sua scuola, no? Il suo piccolo gruppo, si iscrive, segue determinati caratteri richiesti anche dal Ministero e può fare psicoterapia, cioè curare l'anima. Okay? Allora, io credo che tutto ciò abbia dei pericoli interni proprio sulla conoscenza di sé. Cioè, se la psicologia viene assolutizzata e smette di indagare su se stessa, come purtroppo spesso accade, rischia di trasmettere agli umani degli strumenti inadeguati di conoscenza di sé, che hanno validità, ma molto limitata. Cioè, questi strumenti funzionano, ma debbono essere integrati. E qui vi voglio anche leggere brevi citazioni che ci aiutano a capire quanto sto tentando di dire. Una è dell'ultimo libro scritto da Amedeo Cencini, penultimo in realtà, l'anno scorso. Amedeo Cencini è un canossiano, quindi un religioso, che però è psicologo, psicoterapeuta e insegna queste cose alla Gregoriana, quindi è un'autorità in merito. E lui dice: per l'elaborazione di una qualsiasi antropologia psicologica, cioè dietro l'azione psicologica c'è sempre un'antropologia implicita, cioè anche se non viene detto, qualunque atto psicoterapeutico dà per implicito di sapere chi è l'uomo, come funziona l'uomo, tutta una serie di cose che però il più delle volte non sono indagate, non sono fondate. Quindi per l'elaborazione di una qualsiasi antropologia psicologica servono riferimenti architettonici di base, criteri extrapsicologici che stabiliscono che cosa si intende per vita umana, benessere, maturità, disagio. Senza questi criteri che controllano, senza essere controllati, ci sarebbero due spiacevoli conseguenze. La psicologia diventerebbe una religione,
E quante volte la psicologia in realtà è vissuta come una religione, cioè come una dottrina che sa le cose, che conosce le risposte. Cioè tu stai male, sei depresso? Vai dallo psicologo e lui ti spiega perché. Ma siamo sicuri? Cioè, non voglio dire che non serva, non mi fraintendete, io lo sapete, parlo di integrazione, reintegrazione. Ma se il livello psicologico è reso assoluto, ci sono grossi problemi. E quindi finisce per diventare implicitamente una religione, cioè un luogo in cui si pretende di conoscere la verità delle cose, la verità ultima. Senza una precomprensione dell'uomo, costui rimarrebbe un universo sconosciuto. Cioè, che cosa stai facendo? Capisci? Cioè, se io facessi lo psicoterapeuta tecnico, manterrei sempre aperta questa domanda. Io in realtà che cosa sto facendo? Cioè, quali sono, diciamo, i fondamenti della mia azione terapeutica? Quindi l'uomo diventa un universo sconosciuto dentro il quale è possibile trovare tutto e l'opposto di tutto e su cui mettere le mani a piacimento. Se così fosse, ogni teoria e scuola terapeutica potrebbe pretendere di essere la scuola, la terapia e rivendicare il diritto di avere trovato la chiave della cassaforte. E infatti c'è sempre un po' questo, no? Vado dallo psicologo che mi dice come stanno le cose, ma quello poverino non sa manco come si chiama. Non voglio dire che non serva, ti potrà dire delle cose anche molto utili, mi capite? L'importante è che siamo tutti ben consapevoli che lui non sa nemmeno come si chiama, come d'altronde non lo so io. Chiaro? Non c'ha la chiave della cassaforte, ti potrà dare delle cose, ti potrà dire delle parole utili, ma non sa chi sei, non sa manco chi è lui e non se lo chiede più, purtroppo, il più delle volte. Cos'è l'anima? Che ci stiamo a fare sulla terra? Perché siamo malati? La malattia mortale di Kierkegaard, la malattia è la morte. Non è mamma e papà. Mamma e papà mi hanno ferito perché erano feriti pure loro, dai loro padri, madri, e così di generazione in generazione. È una condizione antropica la malattia, se la vogliamo dire così. Quindi hai voglia, certo. Studiamo e va fatto, noi lo facciamo, lo sapete benissimo, studiare il livello psicologico, ma non è sufficiente, non è sufficiente. Si potrebbe dire che è necessario ma non sufficiente, è necessario, e lo vediamo dopo. Una verità parziale si erge a verità totale, una teoria si innalza sulle altre come la vera, la psicologia diventa religione, lo psicologo è il nuovo sacerdote che detiene le chiavi del mistero. E quanta aura misteriosa gira intorno al mondo delle psicoterapie. Quanti falsi sacerdozi girano intorno a tutto questo mondo. Che spesso è anche ateo. Quindi è una religione anche atea. E loro si atteggiano spesso a sacerdoti di una religione atea. Pensa un po', da strumento di comprensione, guardate che questo è un grande psicologo, sta parlando un grande psicologo e psicoterapeuta, io faccio sempre citazioni molto ben scelte, da strumento di comprensione la psicologia diventa detentrice di verità assolute, tante quante sono le psicologie, ognuno ha la sua verità assoluta, e tutto nel più ampio soggettivismo. Chi garantisce e controlla tanta certezza? Cioè, non ci avete neanche i fondamenti teorici, non li cercate più. I grandi teorici della psicologia, queste domande se le facevano. Jung, appunto, prima di morire, dice la psicologia, la psicoterapia, se vuole realizzare se stessa, deve abbandonare il proprio statuto di scienza. Noi diremmo deve diventare iniziazione. Però a quel punto bisogna che entri anche nella logica dell'iniziazione, cioè dirmi a che cosa mi inizi, qual è la rivelazione alla base dell'iniziazione. Ma questi sono i temi del secondo e terzo anno. Chi era quello che citato? Cencini. E quindi, cari ragazzi,
Il libro è Psicologia e Teologia, è uscito da pochi mesi. E quindi, cari ragazzi, sentitevi quest'altra citazione sempre di Leonardo Boff, che è utile, utile per noi ragazzi. Capito di cosa stiamo parlando? Ve lo ricordate? No, lo ricordo io. Stiamo parlando della cultura della nuova umanità. Stiamo parlando di una rivoluzione culturale globale, degli elementi di una rivoluzione culturale globale. E li stiamo traendo dalle carenze dei tre ambiti conoscitivi dominanti che sono tutti arrivati alla sterilità e che per reintegrarsi, rigenerarsi, hanno bisogno di una nuova forma integrata tra loro, come vedremo. Quindi Leonardo Boff dice: quasi tutte le correnti psicologiche occidentali sono inadatte ad analizzare e comprendere la psicosi collettiva, che ci disconnette e ci isola dalla grande comunità degli esseri viventi. Cioè, se viene oggi una persona appunto da me qua, noi gli diciamo: tu sei come me un uomo in transizione antropologica, quindi hai una marea di gravissimi problemi. Ti do una bella notizia: sono tutti problemi evolutivi. Questi problemi sono di carattere interiore, dobbiamo lavorare sulle tue ferite, le tue difese, ci sono, perché se non sciogliamo quelle tu non ti liberi. Ma non sono solo quelli, tu hai problemi culturali, vai all'università e ti imbottiscono di chiacchiere idiote, sei triste anche per questo, sei insoddisfatto perché hai 20 anni e senti che il mondo sta andando alla malora e non sai che cacchio fare e ti vogliono convincere che non puoi fare un cacchio. Per cui, sai una cosa, fatte una pera, oppure ammazza qualcuno per divertimento, magari nei videogiochi, poi magari fisicamente, se proprio te rompi, poi dopo un po' di videogiochi o un po' di sangue vero, ammazzi e lo fai, ok? Non basta andare dallo psicologo ad analizzare le rogne infinite che mi ha prodotto mia madre, va fatto, ma poi dobbiamo anche capire che c'è altri livelli problematici che vanno affrontati. La mia è una disperazione complessa, ok? Dove c'è un livello psicologico, ok, e bisogna lavorarci, ma non è né l'ultimo né l'unico. Ci sono problemi storico-politici e problemi metafisici, cioè io poi muoio e non mi piace. E questo anche lo psicologo più intelligente non me lo risolve, e anche se mamma fosse la Madonna di Pompei, io sarei sempre incavolato. Chiaro? Perché morì non me va, non mi sembra logico morì. Sono uno spirito eterno, perché devo morire? Non mi piace e quindi sono anche incavolatino, aggressivino e faccio la guerra, perché non voglio morire, allora uccido un altro. Capite? E questo non è un problema psicologico, è un problema metafisico. Quindi ci sono problemi spirituali e ci sono problemi politici e psicologici. Sono tre poli, capite? Questi tre poli sono lo stesso, è lo stesso problema, è una umanità che sta cambiando. Quindi, la moderna psicoterapia si concentra sull'individuo e si pratica nello spazio ristretto di uno studio o di un consultorio. Proprio in quanto tende a dissociare l'individuo dal contesto comunitario ed ecologico, mostra di essere radicata in quella stessa visione distorta della realtà che qui cerchiamo di esaminare. Capite? Cioè, si può arrivare a dire, con uno dei più grandi psicoanalisti del XX secolo, cioè James Hillman, che è morto da pochi, da 2 anni, adesso ne leggo un pezzo perché fa morire da ridere, questo è uno dei più grandi psicoanalisti del mondo, capite? Non è che è uno che ce l'ha con la psicologia, è il più grande psicologo, come dicevamo, è dentro le discipline che sta accadendo il superamento, capite? Non contro, da dentro. Lui dice: la psicoanalisi non è la terapia, è la malattia. Esagera, perché Hillman era un pazzo completo, gli piaceva dire queste cose, no? Dette di cotte di crude, divertentissime. Mo vi leggo sto passo che è divertentissimo, di Hillman.
sui limiti sempre della psicologia, dice: di tutti i peccati della psicologia, il più mortale è la sua indifferenza per la bellezza. No? Voi trovate, ci sono eccezioni, ma in linea di massima, no? I libri di psicologia non si possono leggere. Sono di una noia terrificante, di una tristezza sconfinata. Il mondo è una cosa orribile. Una vita, in fondo, è una cosa bella. Ma leggendo i libri di psicologia non lo si immaginerebbe mai. Ancora una volta la psicologia viene messa di fronte al suo, viene meno di fronte al suo oggetto di studio. L'apprezzamento estetico delle biografie non trova spazio né nella psicologia sociale, né in quella sperimentale, nemmeno nella psicologia terapeutica. La bellezza della grandezza, capite? Tu metti Leonardo da Vinci in mano a Freud e ti tira fuori che c'aveva un problema materno. Il che è vero, è cresciuto con la mamma e con la nonna. Infatti, se voi vedete il grande disegno di Sant'Anna di Leonardo, no? C'è sta mammona che è la nonna, poi c'è la mamma, e poi c'è sto bambino quello che cerca di scappare, è lui, no? Povero Leonardo, e poi gli piacevano i ragazzetti, è comprensibile, no? È comprensibile con due mamme così. Questo livello è vero, mi capite? Non è che è sbagliato, ma non basta per spiegare Leonardo da Vinci, vero? Non me basta, perché di gente nata con la mamma, la nonna, che è un complesso materno così, ce n'è a bizzeffe, ma poi di Leonardo ce n'è uno. E quindi per capire Leonardo ci vogliono altre categorie, mi capite? Ok. Con peccato mortale della psicologia intendo il peccato del mortificare, quel senso di morte che ci prende nel leggere la psicologia degli addetti ai lavori, nell'udirne la lingua, la voce monotona. So se voi siete mandati a un convegno di psicologia, ve ne siete guardati bene, però è così, nel vedere la ponderosità dei suoi testi, la pretenziosità seriosa, i pomposi annunci di nuove scoperte che più banali non si può, i placebo tranquillanti del fai da te psicologico, come essere felici in 7 punti, no? Come dimagrire in 4 sedute, eh? Come diventare scemi con 10 anni di psicoanalisi. Quanta gente viene qui dopo anni e anni di psicoanalisi e dopo magari 2 mesi dice: ho capito delle cose che in 10 anni non avevo mai capito. Che cacchio avete fatto in 10 anni? Fate a dargli un sacco di soldi, quello non manca mai. Le sue scenografie, le sue mode, le sue riunioni di facoltà, i suoi studi ambulatori, quelle acque stagnanti dove l'anima si reca per farsi curare. Ultimo rifugio di una cultura burattata che sforna panini bianchi, stantie senza crosta, muro di gomma contro cui rimbalza la speranza. Scrive bene il ragazzo, eh? Trascurare la bellezza è trascurare la dea, che allora è costretta a reintrodursi di soppiatto nelle facoltà come molestie sessuali. Tema centrale di ogni psicoanalisi. Io ho conosciuto psicoanalisti, qui non posso fare i nomi, che diciamo che praticavano, ecco, non erano solo credenti, ma praticanti, molto praticanti, molto praticanti. Nelle sue, ecco, quindi questa bellezza, questa sessualità che è repressa, no? Viene fuori nelle molestie, nei laboratori come ricerche sul comportamento sessuale di genere, negli studi e negli ambulatori come appuntamenti seduttivi. E intanto la psicologia senza bellezza diventa vittima delle sue stesse censure cognitive, ogni passione spenta nello sgomitare per la pubblicazione e per la cattedra. Senza bellezza c'è poco piacere e ancor meno umorismo. Le grandi motivazioni sono lettera morta per categorie psicologiche come delirio di grandezza, cioè tu porti Beethoven dallo psicoterapeuta e ti dirà che ha un delirio di grandezza, il che è sicuro. Il che è sicuro. Cioè, il problema è, ha motivo di averlo? Perché se sei Beethoven hai qualche motivo di avere un certo delirio di grandezza.
che poi è una croce normalmente, cioè infatti Beethoven è passato tutta la vita a sbattere la testa contro il muro e a pensare di suicidarsi, proprio perché era veramente grande. Ma vogliamo misurare Beethoven col fatto che era un po' avaro? Perché era avaretto, un po' avaretto, era una manina stretta. Era un po' scontrosetto, era un po' incazzosetto. Sì, d'accordo, non c'è dubbio, ha fatto passare peste e corna a chiunque gli stava intorno, ok. Però era Beethoven. Era Beethoven, capito? Ce l'avete in testa cosa scriveva, che cosa ha lasciato al mondo, che cosa ha aperto come conoscenza e dono alla terra? E quindi se era un po' incazzosetto, poverino, forse aveva i suoi motivi. Tendo a pensare che avesse ragione lui. Aveva ragione. Mandava a farsi fottere tanta gente. Aveva sicuramente ragione. No? Ok? Questo sparisce dall'orizzonte, no? Tutto appiattito, tutto valutato col metro della servitù che guarda dal buco della serratura la vita dei signori, no? E mette tutto sullo stesso piano, tutto piatto. Quindi le grandi motivazioni sono lettera morta per categorie come delirio di grandezza, inflazione dell'io, mentre l'avventura delle idee è costretta nelle dimensioni di un progetto sperimentale. Quel po' di romanticismo che riesce a sopravvivere fa capolino nel desiderio di aiutare chi soffre. Ecco, tu vai in questi ambienti, no? E tutti vogliono aiutare, questo è il romanticismo residuo, dobbiamo aiutare chi soffre, vogliamo aiutare chi soffre. E allora ci si iscrive a qualche corso di formazione per psicoterapeuti, anche tante suore che vogliono aiutare, fanno bene, eh? Vabbè bene. Però c'è questa idea di aiutare, no? Lo facciamo per aiutare gli altri. Ma se la vocazione è quella di aiutare il prossimo, conviene andare a fare pratica da Madre Teresa, anziché aspettarsi che una psicologia senza anima, senza bellezza e senza piacere possa preparare ad aiutare chi soffre. Cattivo il male, eh? Dove avrò proprio non. No, dove avere proprio io. Ok. Che testo è? Questo è Il codice dell'anima, sempre ad Elfi, un bellissimo libro, da morire da ride. Da morire da ride, veramente. Ok, quindi il secondo livello, la conoscenza di sé, oggi, purtroppo, per i motivi spiegati, è limitata, costretta, spesso in queste categorie psicologistiche, che rischiano, se assolutizzate, di impedire invece all'uomo la vera avventura conoscitiva di se stesso. Terzo e ultimo ambito, la conoscenza, diciamo, dell'assoluto, la conoscenza spirituale. E anche qui, purtroppo, ragazzi miei, non è che siamo proprio alla grande, tocca dirlo, dispiace. Con le lacrime agli occhi e il cuore sanguinante, ci dobbiamo dire però con chiarezza che ciò che il mondo spesso oggi ci offre sul terreno spirituale è poco. Abbiamo una pastorale ordinaria, qui siamo in ambito cristiano, ma l'ambito cristiano è ancora nei nostri territori dominante, almeno dal punto di vista numerico. La pastorale cristiana dominante è molto astratta ancora, molto ideologica, molto moralistica. Ancora ci si indottrina, nonostante che si dica che non dobbiamo indottrinarci, però la mia percezione è che invece ci si continua a indottrinare. Si continua a fare discorsi sul divino, sull'eternità, che convincono sempre meno, perché parlano sempre meno di me, della mia persona, delle mie angosce vere. E anche qui voglio leggervi un breve passaggio, sempre di Cencini, che questa volta rovescia il ragionamento, prima ha fatto vedere come una psicologia senza apertura spirituale può essere pericolosa. E ora ci dice come una spiritualità senza consapevolezza psicologica può essere altrettanto pericolosa. E dice, se il messaggio teologico vuole scalfire la vita dell'uomo, non può trascurare la conoscenza di come la macchina uomo funziona di fatto, no? Quello che dicevamo prima. È inutile che tu ad una persona impaurita
che ha vissuto tutta la vita nel senso di colpa, gli dica: tu devi aprirti agli altri. È inutile, vuol dire che non sai come funziona l'uomo, otterrai l'effetto opposto il più delle volte. Tanto più quando le informazioni psicologiche arrivano a illuminare passaggi e nessi costanti. È inammissibile che la teologia delle persone, la teologia della comunità, della Chiesa stessa, la teologia dell'autorità e della liturgia non tenga conto che sta trattando di realtà che obbediscono a leggi psicosociali che l'azione dello Spirito non annulla. Detto nei nostri linguaggi, la tua strategia difensiva, lo Spirito la potrà sciogliere, ma solo attraverso un lungo processo, che è innanzitutto di consapevolezza delle tue dinamiche. Altrimenti lo Spirito non entra là, non può entrare. E tu continuerai a sentire bellissimi discorsi teologici. Bisogna amare il prossimo, eh? Me l'ero scordato, adesso me lo sono ricordato. Ve l'eravate scordato? Ve lo ricordo io. Dovete amare il prossimo come voi stessi. L'ha detto il Signore. Il che è vero, ovviamente. Però, arrivati nel 2016, queste medesime parole dobbiamo imparare a capirle e ad attuarle sul serio. Cioè capire come si fa. O perlomeno incominciarci a chiedere perché non lo facciamo. Sono 2000 anni che ce lo ripetono da mattina a sera. E non hanno mai smesso. Quindi forse c'è un problema. C'è qualche cosa che dobbiamo capire. Così facendo, la teologia rischia di rivolgersi ad un uomo che non esiste. Spesso è questa la percezione. Io quando sento spesso, diciamo, la predicazione, ho la percezione di persone che parlano non si sa a chi. Ma a chi parla questo? Cioè, ma ha idea di chi ha davanti? No, secondo me non ce l'ha. Non solo, ma non ce l'hanno manco quelli davanti. Perché se uno parla in modo alienato, parla alle parti alienate, che sono contente di sentire certi discorsi che li alienano. Stanno a casa loro. Dico, eh sì, che bello, che belle parole. Veramente, bisogna essere molto più altruisti. Eh sì. Bisognerebbe essere tanto più buoni. Senti un po', è finito. Cambiato? Niente. Peggio, sta peggio. Ammazza subito qualcuno. Ammazziamo subito qualcuno, in un modo o nell'altro, A scuola, negli ospedali, nei posti di lavoro, come lo famo fuori quello, Come lo famo fuori? Se può regge, quello non si può regge, diciamo la verità, si regge. Non si regge, come lo famo fuori? Ecco. Un minuto dopo aver ascoltato piangendo una catechesi sull'amore del prossimo, piangendo, Ti treme il labbro. La teologia rischia di rivolgersi ad un uomo che non esiste e di chiedere a quello che esiste di funzionare a un livello per lui di fatto incomprensibile e impossibile. È chiaro? Se ad esempio pressoché la maggioranza dei matrimoni celebrati oggi in chiesa proviene da convivenze, sarebbe semplicistico spiegare il fenomeno con il solito discorso dei giovani d'oggi, deboli, fragili e anche egoisti. E se fosse che il messaggio cristiano come oggi è a loro proposto a non essere capace di raggiungerli? La presentazione del messaggio cristiano e l'adeguata motivazione razionale non bastano per essere giusti e veraci. Non basta che continuiamo a ripetere le verità che sono tali, no? Come se fossero poi raggiunte dalle persone. L'imperativo rimane astratto e inattuale se ignora le situazioni contingenti che richiedono riconoscimento, interpretazione e capacità di gestione. Quindi, da una parte, noi abbiamo purtroppo ancora, nonostante 50 anni, anche in ambito cattolico, di riflessioni su questi temi, perché ci sono state, nonostante questo, abbiamo come offerta ordinaria il più delle volte ancora una pastorale moralistica, astratta, ideologica,
che non ottiene niente se non l'ottimo risultato di fare fuggire gli ultimi rimasti ancora a sentire chiacchiere, che sono sempre meno, giustamente, perché stiamo sempre peggio, abbiamo letto, c'è l'Apocalisse, possiamo stare a sentire chiacchiere? Basta, non se ne può più, cioè uno è andato, c'è andato, magari si è messi i tappi. Quando ho incontrato Hans Kung a Tubinga, nel lontano 88, lui mi confessò in camera Caritatis, fuori dall'intervista, che lui ormai a messa, lui, capite, Hans Kung, per stare a messa, per sopportare la messa, doveva stare a occhi chiusi. Dice, io devo stare sempre così, sto chiuso, occhi chiusi. Allora io gli ho detto, è fede cieca questa, ho detto. Però lui dice, sì sì, è fede cieca. Io gli ho detto, guardi che però non basta, ormai ci vuole la fede sorda anche. Cioè non basta non guardare, devi non sentire, devi andare lì, proprio tutto chiuso, non senti, non vedi, non guardi, niente, e credi, credi, no? Spes contra spem, la fede contro ogni evidenza. Ecco, io esagero pochissimo, però lo devo dire per così, sto qua, siamo in una pontificia università, quindi, ma io lo dico pure davanti a chi di dovere, perciò stiamo nelle catacombe. È sempre l'effetto della verità, che è sempre accolta, come dire, con grande, grande affetto dai poteri di ogni tipo, specialmente religiosi, come Cristo ha mostrato, ecco la fine che ha fatto, grazie ai poteri religiosi del suo tempo, e lo hanno tanto apprezzato, veramente. Oh, ma che, mi sono scordato le cose importanti? No. No. Allora, altra cosetta che voglio dirvi, purtroppo, sono molto, molto triste a dirvi queste cose, quindi che purtroppo, diciamo, la conoscenza di Dio, ciò che ci arriva come conoscenza di Dio nella pastorale ordinaria, non solo è profondamente deficitario di un'esperienza spirituale reale e anche di una conoscenza di sé, ma è anche purtroppo gravemente carente di una conoscenza della storia, di una conoscenza del mondo. Cioè, c'è una grande ignoranza, insomma, no? Una grande carenza di conoscenza negli ambienti religiosi. Anche orientalisti, eh? Anche orientalisti. C'è un fondamentalismo, c'è una carenza di conoscenza della storia, della nostra storia, di quello che abbiamo alle spalle. Cioè, provate a chiedere a qualcuno, appunto, di questi che sanno a memoria il Bhagavad Gita, di spiegarci che cos'è il concetto di persona nella storia occidentale. Vediamo se ha un riferimento. Ha studiato magari tutti i libri del mondo di un settore, ma non si è mai fatto delle domande relative alla propria cultura, alla propria storia. E questo purtroppo c'è anche nella pastorale ordinaria. Poi è chiaro che ci sono le università come questa, in cui in ambiente cattolico si studia approfonditamente le cose. Però nell'ambito della pastorale ordinaria c'è una bella grassa ignoranza coltivata, eh? E qui mi vengono in mente, vi ho portato questa piccola citazione di Simone Weil, la quale, come sapete, aveva pensato di farsi battezzare, ma poi scrisse una lettera, la famosa lettera a un religioso, che mi pare fosse un padre domenicano con cui lei era in dialogo, dicendo, io potrei anche farmi battezzare, però a certe condizioni, e queste condizioni non erano ovviamente accettabili. Ma tra le tante riflessioni le diceva, quando si cerca di provocare in sé volontariamente un'adesione dell'intelligenza, cioè lei vuole dire, talvolta la fede viene trasmessa così, come se io dovessi accettare volontaristicamente alcune verità che mi vengono comunicate da fuori. Cioè mi si chiede un'adesione estrinseca dell'intelligenza a questioni che spesso manco capisco. Come diceva un vecchio teologo, no? I cattolici sono spesso quelle persone che dicono di credere in ciò che non hanno capito. E guardate che è un dramma questo, ci, giustamente ci ridiamo, siamo all'Apocalisse, qua ci ridiamo. Ma questo è un guaio, è una tragedia. E quindi giustamente Simone Weil dice, quando si cerca di provocare in sé volontariamente un'adesione dell'intelligenza, ciò che avviene non è un'adesione dell'intelligenza, è suggestione. Niente più,
della falsa concezione di un obbligo dell'intelligenza ha contribuito a indebolire la fede e a diffondere l'incredulità. Cioè, perché la fede è in crisi e l'incredulità cresce? Perché noi in fondo abbiamo trasmesso l'idea che la fede è credere, non si sa perché, ciecamente a delle cose che ti vengono dette e che manco capisci. E ti credo che questa cosa poteva essere accettabile per un uomo 2, 3, 4 secoli fa, forse, ma non certo per un ragazzo di 20 anni oggi, per fortuna. Ogni obbligo diverso dall'attenzione, questo è molto Simone Weil, ogni obbligo diverso dall'attenzione imposto all'intelligenza nell'esercizio della sua funzione soffoca l'anima. Cioè l'unica cosa che noi dobbiamo chiederci è l'attenzione. È l'attenzione. Se questa attenzione a quello che viene detto e quello che viene proposto porterà a convincimenti personali autentici, ok, allora la fede diventerà un'esperienza tua, non qualche cosa che tu devi accettare obbligatoriamente dall'esterno, cosa che produce, come dice Simone Weil, la crisi della fede e l'incredulità crescente. Per concludere questo terzo passaggio, vi cito un grande catecheta europeo, che trae le conseguenze di tutto questo. Si tratta di André Fosson, che è stato presidente della Commissione di Catechetica Europea, un gesuita, quindi insomma un personaggio, un personaggetto, non un personaggetto, cioè uno che se parla di catechesi ne parla a ragion veduta e ne parla da credente, da catechista, da sacerdote, da gesuita, quindi da dentro, mi capite? E ci dice, se molti si sono allontanati dalla pratica religiosa e dalla stessa fede, è perché le rappresentazioni che se ne facevano o che avevano ricevuto non li facevano più vivere. Chiaro? Cioè, se molte persone si sono allontanate dalla fede, è perché le rappresentazioni che hanno ricevuto non li facevano più vivere. Non è che erano noiose, cattive, non li facevano più vivere. Queste rappresentazioni della fede che le sono di ostacolo sono oggi ancora molto influenti nella memoria collettiva, ecco perché c'è tanta rabbia nei confronti anche del cristianesimo. Favorire oggi i cominciamenti della fede consiste dunque nel disfare un certo numero di nodi di rappresentazioni spesso molto forti, che sono semplicistiche, desuete, infantilizzanti, perfino perverse. Bisogna smascherarle una per una. Non importa chi se ne faccia tramite. Bisogna smascherare senza mezzi termini, una per una, tutte le rappresentazioni semplicistiche, desuete, infantilizzanti, perfino perverse che ci sono tuttora nella Chiesa, che abitano ancora gli spiriti tenendoli così lontani dalla possibilità di credere in modo nuovo. Ok, detto questo, cari amici, da ciò, a mio parere, da ciò, cioè dal fatto che la cultura del mondo, i saperi del mondo sono tecnicizzati, accademici e nichilisti, la conoscenza di sé è spesso ridotta a livello psicologico, infondato, inconsistente, che confonde se assolutizzato. E la conoscenza dello spirito, la spiritualità, la teologia è spesso ancora astratta, noi diremmo egoico-rappresentativa, e quindi violenta, fasulla, che tiene gli uomini in gabbia invece che liberarli, in gabbie mentali, di menzogne, che vanno smascherate senza mezzi termini, una per una. Questa struttura rende l'azione inconsistente. Non sappiamo che fare. Non abbiamo strumenti né di conoscenza del mondo, né di conoscenza di noi, né di fede che ci diano la forza adeguata ad un'azione storica adeguata ai tempi. Quindi,
noi nel nostro microscopico, perché noi siamo un micro, in questo piccolissimo laboratorio, noi cerchiamo di contribuire ad una risposta integrale a questo dramma, che è un dramma evolutivo, lo sapete, io ho una visione appunto evolutiva, però è anche un dramma se rimaniamo impastoiati in questa situazione. Noi crediamo e cerchiamo di fare un'integrazione, crediamo che l'integrazione dia la misura di queste tre dimensioni. Cioè, i saperi del mondo debbono assorbire quozienti consistenti di conoscenza psicologica di sé e di conoscenza spirituale, di esperienza spirituale, per trovare una nuova misura. Questo io l'ho tentato di fare specialmente per il sapere filosofico e il sapere poetico, ma letterario, ma vale lo stesso per il sapere economico, per il sapere psicologico, per il sapere medico. Una medicina che non introietti quozienti sempre maggiori di conoscenza di come funzioniamo interiormente, non potrà che rapportarsi al malato in una maniera sempre più violenta, spersonalizzante, nemmeno come un animale, ma come un'automobile da smontare e rimontare senza alcun ritegno, senza alcun rispetto, perché ignoranti di cosa è l'uomo. L'uomo è complesso. Ogni pezzo minimo dell'uomo è una cosa complessa che andrebbe trattata con la cura dell'orologiaio, con l'amore dell'artista, non con la tecnica brutale del carrozziere, come spesso fanno i medici, che ci trattano come carrozzieri, se va bene, perché ci sono carrozzieri che amano più le macchine di quanto certi chirurghi amano i nostri corpi, almeno questa è la mia esperienza, non solo la vostra. Ci sono le eccezioni, è ovvio, noi qui andiamo per semplificazioni. Quindi i saperi del mondo debbono assorbire gli elementi della conoscenza di sé e della conoscenza dell'assoluto. I saperi psicologici, psicoterapeutici, debbono aprirsi ad una maggiore conoscenza del mondo, della storia, di quello che sta succedendo qua fuori, dell'economia. L'economia è un problema psichico anche, e viceversa. La psicologia è anche un problema economico, non c'è dubbio, basta vedere quanto costa. E non è un problema economico? Non è un problema economico? Tutti quanti abbiamo 100 euro da dare allo psicanalista 2-3 volte a settimana? Ma se questa fosse veramente una cura necessaria, allora la dobbiamo mettere come mutua. Oppure non è necessaria. Oppure non dobbiamo occuparci di questo problema. A me pare un problema serio, politico. Politico anche, no? Di scelte. Quindi la conoscenza psicologica deve aprirsi alla conoscenza culturale generale e alle conoscenze spirituali. Non puoi illuderti di parlare dell'anima facendo finta di sapere cos'è. Oggi tante psicoterapie, psicoanalisi, psicologie si stanno aprendo alle dimensioni, diciamo, della pratica meditativa, dello spirituale. Però anche qui hai voglia ad aprire confronti seri. Quale spiritualità? Ma credi veramente di poter prendere la mindfulness, cioè praticamente alcuni elementi della pratica meditativa buddista, e di inserirli a tuo piacimento dentro il tuo schema tecnico, medico, clinico, di cura? Ma pensi veramente che questo sia possibile? Ma allora non hai capito un ciufolo del Buddha. Ti devi fare domande più serie. Non andare a rubacchiare qua e là da principiante, ma non nel senso nostro. No, da approssimativo, da azzeccagarbugli. Questa o quella tecnica per inserirla dentro uno schema, diciamo, teorico del tutto diverso, o addirittura antitetico. Questi sono temi seri, tutti aperti. E chiaramente la ricerca spirituale, come abbiamo letto, deve necessariamente assorbire ampi quozienti di conoscenza psicologica, di come funziona l'uomo nel profondo, che non basta che tu gli dici fai questo e fai quello. Magari bastasse, magari saremmo nel paradiso terrestre.
e deve anche acquisire quozienti grossi di cultura storica. Su questo il cattolicesimo gioca ancora le tre carte, gioca le tre carte, non mi piace, giocano ancora le tre carte. Non si capisce, non si fa capire bene l'importanza del pensiero, della conoscenza storica. Anche i documenti magisteriali più intelligenti zompano tranquillamente secoli e secoli di storia, non ci spiegano. Non ci spiegano che cosa è accaduto dal V, VI secolo in poi. Normalmente si passa dai padri al concilio. Fatesi caso. Prendete un'enciclica, anche tra le migliori, io le ho commentate, per esempio la Deus Caritas di Benedetto, la Spe Salvi, guardatele, riprendetele e vedete se ci dicono delle parole convincenti e credibili su quello che è successo nella storia in tutta la cristianità, diciamo, e specialmente nei secoli della modernità. Che cosa è successo dal punto di vista cristiano? Che cosa è successo? Che cosa è successo? Perché si è creato questo divorzio terrificante a partire dal 1500 tra la tradizione cattolica e le culture della modernità? Perché ci abbiamo messo 400 anni a riconoscere che forse nella modernità c'erano degli elementi evangelici? Cioè, sono domande serie, cioè implicano lavoro, non è che io ho la risposta in tasca. Bisogna aprire dei canali di ricerca, ci vuole una nuova cultura. Quindi, il nostro laboratorio è soltanto un piccolo germe di una nuova cultura umana che, partendo e ripartendo costantemente dal lavoro interiore, nella consapevolezza che quello è il luogo in cui passiamo di umanità, sappia rianimare tutti questi tre ambiti, sappia creare dei nuovi filoni creativi, sappia inventare dei nuovi linguaggi, sappia arricchire le varie discipline in quest'ottica ampia di respiro antropologico, che abbia il coraggio di riporsi le domande semplici, che sono quelle che oggi dobbiamo riporci. Che cosa stiamo a fare sulla Terra? Che cosa l'uomo può seriamente sperare? Che cosa l'uomo può sperare di conoscere? Le grandi domande di Kant. No? Queste domande oggi vanno riposte al centro delle diverse ricerche, delle diverse discipline, in quest'ottica di integrazione più complessa. Bene ragazzi, ho parlato più di quanto dovevo, ma ci tenevo di vivere questo momento, che poi diventerà anche conviviale, come un rilancio, cioè ritrovare le motivazioni fondanti, fondamentali e importanti del nostro lavoro. Noi siamo convinti che noi guariamo, ci liberiamo in questa dinamica, cioè prendendoci a cuore il mondo anche. Non posso curare me stesso se non mi prendo a cuore il mondo, la conoscenza del mondo, tutto quello che abbiamo molto rapidamente condiviso. Quello è il luogo della nostra cura, della cura nostra e del mondo. Bene, io direi che possiamo concludere, lasciamo scendere un pochino. Passiamo magari un po' queste luci ablucinants, che però ringraziamo, ecco qua. Ecco, grazie. E concludiamo come abbiamo cominciato, e cioè col pensiero di Guigo II, che dice: umiltà è pace. Chi siede solitario e in silenzio è umile
e viene esaltato. La singolarità della nostra proposta è questo mettere insieme elementi mistici, contemplativi, con elementi profetici, insurrezionali. Normalmente pensiamo che se siedi nella pace e nel silenzio, ti distaccherai dal mondo fino a dimenticartene. Oppure pensiamo di occuparci del mondo e che questo renda impossibile o addirittura nocivo sedere in silenzio. Noi crediamo che questo silenzio che questa pace che questa crescente integrità e unificazione interiori siano invece il luogo di un avvento, il luogo di un accadimento continuo. Luogo della irruzione dell'Eterno dentro la temporalità carnale, esistenziale, storica. Per cui più siediamo nel silenzio, più questo evento accade in noi e si fa dinamica trasformativa del mondo.
più conquistiamo la pace profonda, più le strutture della menzogna crollano in noi e intorno a noi. Ecco perché il Cristo è paradossale. Ci dona la sua pace, adesso, e ci dona la sua pace per chiederci: credete che sono venuto a portare la pace? Questo è il bilico. Il paradosso. La natura mistico-tecnica della nuova umanità. Pacifica e pacificatrice. E proprio per questo, terribilmente rivoluzionaria. Ma è sempre nel più grande abbandono, che scaturisce la più grande azione. Grazie.